Care amiche e amici che mi seguite sempre in YouTube, oggi faremo qualcosa di differente dal solito tutorial di gastronomia e dal solito tutorial letterario. Infatti, come potrete vedere da qua, ci troviamo di fronte a dei fogli in bianco. Prima vi devo ringraziare delle vostre iscrizioni e soprattutto di vedermi. E da adesso passiamo a questa cosa qua, che sarà il mio nuovo tutorial di arte grafica. Infatti adesso ci disponiamo qua a prendere un foglio bianco. E poi a prendere lo strumento che vi voglio illustrare oggi. Per chi dice che i giocattoli debbono essere costosi, questo è uno strumento molto creativo ed economico che ho incontrato 2 o 3 anni fa in una feria qua in un negozio comunitario, ma che mi ha riportato agli anni della mia infanzia, quindi già un bel po' di anni fa. Qua non so come lo chiamano, ecco, e questo affare qua, non c'è nome, è di una marca così. Economica. Bene, e questo ci permette di fare delle cose molto creative. Adesso, per esempio, io vado a occhio, non so esattamente come funzioni. C'è anche un ormografo di numeri, spazio per lettere magari non ne aveva, e due buchi con denti. Poi c'hai queste randelline qua piccoline con buchi numerati. Prendiamo la più piccola. A questo punto si deve prendere quello che io non avevo preso, l'astuccio delle matite. Qua per esempio ne abbiamo una bella, che è una micromina, non so come, ed iniziamo, speriamo di non uscire io fuori campo, a fare qualcosa qua nell'angolo. Vediamo un po', diciamo i numeri sono 11, facciamo 7. Giro, 2 giri, 3 giri, e si è arrivata a sovrapporre la linea. Questo è quello che fa. Ora, facendolo con colori diversi, per esempio, e che poi bisogna avere, devono avere la punta sottile. Ecco qua. Arrivare,
dicevo, a fare qualche fantasia. Per esempio, mi sembra che più esterni sono, meno sottile il disegno. Quindi facciamo adesso con l'11. E si ha delle linee così. È molto bello come gioco, che c'ha, fa delle cose con una sua estetica. E allora a fare, proviamo uno del centro, questo forellino qua. Ah, ecco. Sono tutte varianti di giri a 6 punte, diciamo, come questo. 1 2 3 4 5 no 1 2 3 4 5 6 7 8 più o meno sono gli stessi. Allora io dico, proviamo con questo grande. L'unico inconveniente è che se c'è delle matite grosse e ogni tanto le devi spuntare un po'. Questo, ah, ecco, questo invece fa tutte varianti a 3. Il più grosso lo possiamo chiamare triada, parafrasando un'opera di René Guénon, che io vi commenterò in un altro momento, nello spazio letterario, nell'angolo letterario. Questo è perfetto, sì. Adesso il leitmotiv di questo più grande, che c'ha 24 forellini, io credo che tutti e 24 facciano dei temi che col 3 ta, mentre l'altro faceva tutti dei 7 e 8, il più picciarello. Per finire l'intermedio, se ci darà 3 8, perché 1 2 3 4 5 6 7 8, pure quello rotondo c'ha 8, tutti 8, quindi 8 3. Ta-dan! Un'infinità, non arriva mai a chiudere. O mi è scappata una linea, comunque, sì. Da molte di più, forse 16, una cosa così. Questo, certo, mi si è mosso un attimo perché ha perso la punta. Allora facciamo una riprova per contare quanti ne fa, con uno magari un po' più piccolo del centro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Beh, fa tipo gomitolo, l'ha chiuso adesso, il ritornato sulla stessa linea così, e io non riesco a contarlo. Allora lo faccio più grande, poi certo devo vedere come reagirebbe con l'altro. Ecco, reagisce che si è rotta la punta. Incidenti della diretta. Facciamo direttamente nell'altro, vediamo un po' come. Torno a Sorrento, spira tanto vento, la 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 la. Ecco, questo invece gli fa fare un giro così, non tondo.
vediamo un po' di cambiare penna, anzi matita. Ecco, col primo cerchio di qua, che è un po' più piccolo, magari ci avrà un numero preciso di denti, viene rotondo così. Col il cerchio, l'altro un po' più grande, questo, viene invece ellittico. Adesso vediamo un po' del come vendrebbe l'ultimo nell'ellittico, nel, cioè nel... No, bisogna fargli la punta. Magia. Magia di una punta perfetta. Adesso vediamo con quest'altro, l'abbiamo fatto con questo, vediamo con questo. Incredibile, lo stesso è il numero 11 del più piccolo, con la parte destra viene così. Con la parte sinistra viene così. Quindi le opzioni sono infinite. Potremmo provare, non so, fare per esempio, per metterli a confronto, il più grande del più grande dischetto nel più grande. Qua uno si deve concentrare, perché sennò va fuori fase il giro, poi viene fuori fase il tutorial. Ah, che bello! Adesso il più grande del più grande rotellina in quello più piccolo. Dicevo, ah, ecco qua. Il puntino numero 24 della rotellina più grande nell'ingranaggio di destra mi ha dato sta roba qua, un fiore, una margherita, e invece in quello di sinistra più piccolo mi ha dato questo. Adesso poi c'ha due righe, c'ha le lettere, però poi c'è anche una lente di ingrandimento qua, c'è delle figure geometriche, ma è una cosa minore. Questa è tutta la creatività che poi voi vi immaginate con matite colorate e mine colorate o pennarelli sottili, fibre, solo il vostro ingegno ci avrà un limite, ed è una creatività geometrica molto interessante. Gente che mi seguite, grazie di tutto di seguirmi. Questo è stato il mio primo tutorial di disegno artistico e spero vi sia piaciuto, e alla prossima. Mi raccomando, continuate a seguirmi. Ciao dal vostro ben amato Santen Chan.